po' anomala la presenza di Carlo Rivellini, perché non è come di consueto nelle fila dei dottori sulla gara, bensì nell'elenco concorrenti. Quindi gli stessi piloti sono un po' meravigliati, perché dice: ma come, il Rivellini andrà anche forte? E chi lo sa? Chi può dirlo? Probabilmente no. Però io ho visto un allenamento. Cercherò di non esagerare, perché comunque devo lavorare la mia integrità fisica, psichica, perché comunque io il 28 rientro al lavoro e ho la sala operatoria, non posso. Mi sembra giusto. Con un braccio ingessato, queste cose non esiste proprio. Però ho visto un allenamento molto serrato, questo trial a piedi, com'era? Trial trekking. A parte il fatto che io amo la montagna da sempre ho fatto la corsa in montagna, anche se ultimamente avevo mollato per ragioni di lavoro, per impegni lavorativi. Però è secondo me l'ambiente ideale per allenarsi per una gara, e comunque nonostante tutti gli impegni di lavoro e le difficoltà legate al lavoro che faccio, comunque è molto oneroso dal punto di vista del tempo eccetera eccetera, l'approccio a una gara motociclistica non può che essere questo, cioè devi arrivare certo. Nei limiti del possibile pronto, poi è chiaro quello che riesci a fare fai, però nei limiti del possibile comunque prepararsi meglio che può. Senti, io ho una perplessità, nel senso che se i piloti si dovessero accorgere che tu vai pure forte e magari li stai davanti, insomma cose del genere, potrebbero minare la tua professionalità, nel senso che si fermano mentre tu stai per arrivare e ti dicono: sto male, dottore, mi aiuti? No, sicuramente questo non succederà, e mi riferisco al fatto di andare forte, perché allora io sto qua per varie ragioni. Una di queste è che mi voglio divertire, mi voglio rilassare, perché pure io ho la moto dentro e quindi ho la necessità di in qualche maniera di far parte di questo mondo. L'altra ragione è anche professionale, cioè tu per far bene il lavoro che io faccio quando vado alle gare devi conoscere bene il mondo delle gare, certo. E questo probabilmente è il modo per conoscerlo nel migliore dei modi, ci sto dentro, scusa certo. Il gioco di parole, certo. Perché ci stai dentro e quindi certe dinamiche probabilmente le capisci ancora meglio se vivi la gara anche da pilota. Sante parole. E questo è, diciamo, il motivo fondamentale per cui sono qua, oltre poi al fatto che mi voglio pure divertire. Mi piace andare in moto, voglio mettermi in gioco pure io una volta. Ricordo anche che il dottor Carlo Rivellini, quando viene a fare l'enduro, magari ogni tanto quando non c'è nessuno sulla speciale fa: posso entrare? Certo, beh, giustamente. Bene, quindi in bocca al lupo. Crepi il lupo. Che ottimo. Grazie, ciao ciao. Ciao.